Dolores vede di nuovo il film Cleopatra e fa un sogno. Maria, dopo aver rivelato l'aggressore di quella notte a Gonzalo Valbuena e Mariana Castaneda, fa giurare di mantenere il silenzio. Emilia Olloa perdona Leon Castro per aver ucciso i suoi genitori, con suo marito Alfonso Castaneda le cose vanno una meraviglia. Giacinta Ramos è incorreggibile, suo padre Tristan Castro la richiama a causa di alcuni commenti poco carini riguardo la storia tra Maria e Gonzalo. La Dark Lady ci prova con Leon, la Ramos fa invece un tentativo con Fernando Mese e scatta il bacio. Dopo la rivelazione di Maria, Gonzalo non trattiene l'ira e fa pugni con Fernando. Raimundo Ulloa è geloso del comportamento di Francisca. Pur di non essere condannato, Olmo tenta di corrompere i giudici, Soledad ne viene avvisata. Fernando intanto ordina a Maria di non vedere più Gonzalo, ma lei si oppone. La relazione clandestina tra Giacinta e Fernando va avanti, ma i due vengono scoperti da Mariana. Maria non riesce più a sopportare suo marito. Malgrado la tradisca con Giacinta, l'uomo continua infatti ad esercitare i suoi diritti di marito, Soledad intanto ha paura che Olmo diventi un uomo libero e chiede aiuto a Tristan e Don Anselmo, ma entrambi decidono di non supportare la ragazza. Dolores riesce ad esasperare Pedro, Rosario viene a conoscenza della relazione tra Fernando e Giacinta, Gonzalo vuole scappare con Maria. Mariana rivela a Gonzalo che Fernando ha una relazione con Giacinta. Maria si convince di fuggire da Puente Viejo con l'amato parroco. Giacinta, pur di difendere la relazione con Fernando, mente a Tristan e Gonzalo. Anche Soledad intuisce l'essere della Ramos e avverte Tristan, ma i capitano non diretta nemmeno a lei. Fernando scopre le intenzioni di Gonzalo e Maria, con tanta ira riesce a paralizzare dalla paura sua moglie. Mariana si adopera per aiutare Maria ad abbandonare per sempre Fernando, a Puente Viejo intanto arriva una lettera dal collegio indirizzata a Tristan, si tratta dell'arrivo di Ana. Per il cinematografo ormai è tutto pronto, sono stati venduti quasi tutti i biglietti grazie a Candela, Alfonso ed Emilia. Soledad sembra un'anima in pena, Giacinta continua a vedere Fernando. Per concludere, le anticipazioni ci dicono che Maria, una volta entrata nelle scuderie, ricorda il volto dell'aggressore. È stato Fernando Mesia.